Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di Inquieto Notizie. Oggi, martedì 8 novembre, cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud. Titolo grande dedicato alla politica nazionale. Alla Camera, nessun rischio oggi. Il giornalista Ferrara ieri mattina aveva lanciato provocatoriamente la notizia delle dimissioni di Silvio Berlusconi. Rendi conto, le opposizioni si asterranno. Che sorte per il governo? In prima pagina non ci sono notizie riguardanti la piana di Gioia Tauro e passiamo quindi subito alle pagine interne di Gazzetta. A fondo pagina, Rizziconi tra sacro e profano, al via le celebrazioni in onore di San Teodoro. Pagina della piana, passiamo subito alla giudiziaria, Convento del Nord, in primo grado condannati tre del clan Bellocco. Palmi, i giudici hanno comminato pene per complessivi 40 anni di carcere, accolte quasi in toto le richieste dei sostituti Musarò e Ronchi. Ancora giudiziaria, siamo all'operazione Maestro. Il PM ribadisce la credibilità del collaboratore di Palma, chiarificatrici le dichiarazioni di Virgilio rispetto ai contenuti delle intercettazioni. Passiamo invece alla politica all'Assemblea dei Sindaci, Sanità ha reiterato l'appello per una proposta unitaria. Ieri all'Assemblea della Città degli Ulivi i sindaci della Piana non riescono a mettere da parte i campanilismi. Fondo pagina, truffa e altri reati, in nove a processo di fronte al Tribunale della Capitale. Tra gli indagati anche tre militari dell'Arma. A Torrenova, centro di salute mentale, rabbia e delusione, si parla ancora di sanità, gli operatori si scagliano contro l'atto dell'azienda sanitaria provinciale che declassa la struttura. Vediamo che il tema forte di questi giorni è appunto quello che riguarda la sanitaria. Ieri seduta del Consiglio Comunale a Gioia Tauro e Gazzetta titola Rigassificatore respinto al mittente. Il Consiglio Comunale ha revocato il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto. Bellofiore, diciamo no perché a pagare è soltanto il nostro territorio. Ieri infatti il Consiglio Comunale ha respinto in maniera unanime, ha revocato questo parere favorevole. Rosarno sulla destra, nella giornata dell'Unità Nazionale, il ricordo dei caduti, deposta una corona di alloro. Passiamo al tema del lavoro e quindi anche del porto. Gioia, ICO, BLG, nessuna richiesta di proroga della cassa integrazione. Il secondo terminalista nel porto si occupa della movimentazione di auto. Rosarno, interventi Pisu, affidati gli incarichi ai geologi, parcelle per circa 20.000 euro. Gioia, danni a un immobile, sanato il contenzioso privato risarcito dal comune. Sulla destra San Giorgio Morgeto, olivicoltura, il più importante settore produttivo della Calabria. Sono queste le parole di Trematerra alla festa dell'olio. Passiamo al quotidiano della Calabria, assalto armato a Portavalori, in azione un comando composto da 7 o 8 persone che avevano fucili e pistole. Ricco Bottino in un colpo messo a segno nei pressi di Sibari. Quindi largo spazio nel quotidiano quanto riguarda la cronaca in prima pagina. Invece siamo a Reggio Calabria per parlare però del processo all'Insight. Dissero ammazzato sorella, il racconto della testimone Rosa Ferraro che spiega la decisione della propria famiglia di eliminarla. L'omicidio doveva essere fatto dal fratello che non avrebbe pagato per il delitto. Il pezzo di Giuseppe Baldassarro e c'è anche la ricostruzione dell'intera vicenda che riguarda la famiglia Pesce, la famiglia Ferraro, tentò di farla finita con l'acido muriatico. Una vita lontana dalla Calabria, la depressione, la cura per poi tornare a Rosarno nella casa in cui la volevano morta. Pagine della piana del quotidiano della Calabria, no bipartisan al rigassificatore, a Gioia Tauro il Consiglio Comunale ha revocato la delibera adottata dai commissari prefettizi nel 2009. L'impianto avrebbe arrecato solo danni alla salute dei cittadini e a tutta l'area. A Cittanova nessuna prova di grande centro. La puntualizzazione delle segreterie di Futuro e Libertà e Alleanza per l'Italia. Il nostro progetto dovrà essere animato da una nuova e diversa classe politica. Salute pubblica da tutelare, esperperi da cancellare, l'attacco di Frangella, delegato del comune di Gioia Tauro, appunto alla sanità. L'ospedale, dice Frangella, non va smantellato senza una logica del territorio. Le brevi, Cittanova scarcerato albanese. E a Laureano e Rosarno in quattro derubati del fucile.
Fotovoltaico, dubbi e accuse, siamo a Melicucco, dove si infiamma ancora lo scontro tra l'ex assessore Scattareggia e il sindaco Nicolaci. L'opposizione, notevole l'impatto ambientale, la replica, solo fesserie. Insomma, la polemica è piuttosto accesa. Polistena in attesa dei congressi, dilaga il malcontento nelle file dell'UDC, strappi interni nel partito. Ancora siamo a San Giorgio, dove si parla di olio d'oliva, in passerella, San Giorgio Morgeto, la kermesse sulla valorizzazione dell'extravergine, assegnati i premi a personalità e aziende del territorio. Nella piana c'è stata ieri una lieve scossa di terremoto, nessun danno, solo paura, la terra ha tremato ieri mattina alle ore 6:23. Passiamo allo sport della piana, la copertina alla Torre Novese, cala il sipario sulla nona giornata del campionato di promozione, bilancio di una vittoria e un pari. L'Arezzicunese sale in classifica a mani vuote, Città Novese e Mamer. A Gioia Tauro, riunione in attesa della stagione dei giovani. Prima categoria, il Polistena vola in classifica sull'asse del gol Zerbi, Santa Cristina prosegue tutto gas. Virtus, parliamo di calcio a 5, addio all'imbattibilità. E passiamo ora a Calabria Ora. Un avamposto della droga proprio come a Scampia, quartiere di Marina di Gioiosa trasformato in un market dello spaccio, inaccessibile agli intrusi. 17 le persone arrestate dai finanzieri, quindi come vediamo sono tre diverse le notizie che hanno scelto come aperture tre quotidiani calabresi. Dura requisitoria del PM di Palma, processo maestro, oggi le richieste di pena della procura antimafia. Pagina interna della piana, si parla ancora di sanità, cambio di rotta, da Squillacioti sì al punto di primo intervento. Siamo a Oppido Mamertina, quindi il punto di primo intervento sarà operativo da giovedì. Però sulla destra vediamo che sulla sanità c'è il dibattito è molto acceso. L'associazione dei comuni dice no al piano di Scopelliti. Poi i sindaci parlano anche degli altri punti in agenda che sono porto, tutela dell'ambiente e trasporti, i temi che preoccupano i primi cittadini della piana. A Torrenova c'è sempre parliamo di sanità, c'è delusione dall'azienda sanitaria. O meglio, i torrenovesi sarebbero delusi dall'azienda sanitaria, il centro salute mentale declassato a struttura semplice. Giudiziaria, Vento del Nord, stangata alla cosca del Bellocco, Palmi, gli imputati condannati a 41 anni di reclusione. E qui abbiamo le foto. Cronaca, spaccio e resistenza, carbone domiciliari, siamo a Palmi, armati a volto coperto, derubano quattro cacciatori. Sono le piccole notizie di cronaca che ci sono su Calabria Ora. Rosarno, consorzio, ecco la lista dei Coldiretti, in vista del rinnovo del direttivo, l'associazione scopre le carte. La serata dei benzinai, la FAIB conferma i tre giorni di sciopero che ricordiamo inizieranno questa sera alle 19. Piana, gioia, no bipartisan al rigassificatore, c'è l'unanimità in consiglio. La marcia indietro di Pirilli, scrive Francesco Russo di Calabria Ora. Gioia lavora il budello, ecco spiegato il fermo, la regione non ha pagato. Ricordiamo che i lavori sono fermi ormai da più di una settimana, i lavori del budello. Melicucco, Nicolaci replica a Scattareggia sul fotovoltaico, ok dalla regione. Rosarno, il comune aderisce a Recosol e la rete di solidarietà degli enti. Recosol, scusate. E chiudiamo con Piana Sport, calcio a 5, Pitbull arriva il sesto sigillo, battuto nello scontro diretto l'American Pie, Fortitudo e Negroni a Valanga. Calcio a 5 Serie D, Asia Sport inizio con il botto, la compagine di Torrenova si è imposta all'esordio con l'Edifer. E chiudiamo con un appuntamento che riguarda la Lega Nazionale Dilettanti, Mirarchi a Gioia Tauro per incontrare le società. Era questa l'ultima notizia di oggi, Piana Stampa torna domani mattina come sempre alle 8:30 e come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti una buona giornata.